Negli ultimi 30 anni la popolazione del continente africano è più che raddoppiata, passando dai 628 milioni del 1990 agli oltre 1,4 miliardi del 2023. Proiezioni delle Nazioni Unite indicano che la crescita dovrebbe proseguire a ritmo sostenuto anche nel medio e lungo termine, raggiungendo la soglia dei 2,5 miliardi nel 2050. Il fenomeno ha interessato anche l'area nordafricana, che ha visto crescere i propri abitanti da 140 milioni a 260 milioni. Il forte incremento demografico del continente ripropone con forza la questione della sicurezza alimentare per sistemi agricoli caratterizzati spesso da bassa produttività, livelli tecnologici inadeguati, scarsità di terreni agricoli coltivabili. Questi temi, di grande rilievo per gli assetti economici e politici dell'intero bacino mediterraneo, sono stati affrontati in occasione del convegno intitolato Agricoltura in Nord Africa, caratteristiche, potenzialità e fabbisogni tecnologici, che si è tenuto nella seconda giornata di Agrilevante. Io leggevo un dato l'altro giorno che le terre coltivabili in Africa sono il 17% del totale del territorio africano, quindi c'è un potenziale enorme. E se poi questo riusciamo, ovviamente come dicevo prima con il tempo, a portarlo lentamente e a far sì che si vada di pari passo tra quella che è la formazione e quello che è l'introduzione della tecnologia, io credo che sia sicuramente uno dei nostri migliori obiettivi e potenziali risultati. Per sfruttare pienamente il potenziale delle tecnologie agricole e delle pratiche culturali di ultima generazione, caratterizzate da funzionalità sempre più complesse e integrate, è necessario prevedere specifici percorsi formativi rivolti in particolare ai giovani. Noi come Siambari partiamo dalla formazione per dare ai giovani e ai tecnici del Nord Africa gli strumenti per lavorare sul proprio territorio e valorizzare le loro risorse. Le prospettive future sono quelle di far crescere i territori locali rispetto ai loro bisogni. I bisogni sono i più vari, dall'adattamento ai cambiamenti climatici che viviamo noi tutti i giorni, alla crescita dei giovani, favorendo l'innovazione nei loro territori, e l'innovazione porta a un miglioramento della qualità della vita. Questo è vero tanto nell'ambito della meccanizzazione, ma in tutti gli ambiti dello sviluppo rurale. La potenzialità è tanta se consideriamo anche il numero di giovani che sono presenti in quei territori, un'età media intorno ai 25 anni e un numero di persone, una popolazione elevata che si concentra comunque nelle città rispetto alle campagne. Quindi il lavoro che noi svolgiamo è anche quello di valorizzare le aree rurali e dare tutti gli strumenti affinché queste possano essere autonome e crescere.